Eccellenza, perché c'è bisogno di politici veri, come ci ha detto lei, e che cosa significa politici veri? Ne ha bisogno la nostra società per crescere, per considerarsi in un'ottica di sviluppo, di coesione, di costruzione della pace, di rispetto delle differenze, per affrontare le problematiche del tempo contemporaneo. Ecco, per vivere, direi così, la città di oggi c'è bisogno di una vera politica. E una vera politica è quella che non si chiude nell'interesse locale, particolaristico o talvolta personale, ma è quella politica che ha un orizzonte, uno sguardo, una visione ampia e coglie il bene comune, vive la politica e questo servizio come un servizio di carità, di bene condiviso. E credo che di tutto questo ci sia bisogno e ci sia anche bisogno di una formazione che vada in questa direzione. Ecco, come si rifletterà in questi giorni, la storia ha creato anche delle distorsioni, no? Della forma della politica originale, lei diceva. La politica, lo direi così, è sempre perfettibile, quindi se noi ripercorriamo la storia potremmo partire dall'epoca dei Romani, dell'Impero Romano, ma ancor prima certamente ci sono state situazioni fino ad oggi in cui la politica non ha svolto il proprio servizio, ma perché la storia è così, cioè la storia è contraddittoria anche, la storia si gioca attraverso anche l'impegno concreto di volti, di storie personali, di servizi. Quindi c'è poi tutta l'imperfezione umana che entra anche nel servizio della politica. Allora io credo che l'ottica sia quella del non perdere la speranza, è l'ottica del ricominciare e dire una vera politica è possibile. Ormai si stanno accumulando le esperienze qua a Camaldoli, organizzate dal Regno, che idea si è fatta? È un'opportunità grande che viene data al nostro contesto italiano, alla Chiesa italiana e anche alla nostra diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Questi convegni organizzati dal Regno offrono un percorso politico, un percorso di riflessione, di condivisione, di raccolta anche delle voci che oggi ci aiutano ad illuminare il tema della politica. Dunque, è un percorso importante e ricordavo poco fa come proprio il cardinale Zuppi a settembre di questo anno, in una dichiarazione ha osservato come c'è bisogno oggi di una nuova Camaldoli per l'Europa. Ecco, ci siamo a Camaldoli e allora mi verrebbe da dire facciamolo. Citando la bolla di indizione del Giubileo, ha indicato anche alcune tematiche sulle quali sarebbe opportuno impegnarsi prioritariamente. Quali sono e qual è anche l'importanza di queste tematiche? Le indica il Papa queste tematiche e dunque al primo posto mette la pace, il tema della pace, il tema della costruzione di una società più coesa e rispettosa, il richiamo a porre attenzione a quei luoghi di fragilità, di marginalità che ancora ci sono e che arriva fino ai poveri. Ecco, nell'intervento di prima li richiamavo con più precisione, proprio nell'elenco che il Papa indica nella Spes non confundit. Cita per esempio i carcerati, cita le problematiche dei giovani, cita anche le fatiche di chi arriva all'età anziana, e poi ancora i poveri. Bene, tutte situazioni nelle quali oggi la politica deve diventare una parola e una presenza di speranza.